Marco, sono sempre buono con le ragazze e poi me la prendo costantemente in culo. Cosa devo fare? Te lo dico io, sigla. Allora, caro il mio buon uomo, ti devi creare un carattere. Quando tu hai un carattere, cioè qualcosa che ti piace, un obiettivo da raggiungere, delle passioni, qualcosa a cui stai lavorando, non sei più buono per definizione, perché tu quando stai andando verso qualcosa, vi ricordate il video che ho fatto tanto tempo fa sulla visione? Quando stai lavorando per andare da qualche parte, per raggiungere una destinazione, inevitabilmente non sarai più buono. Mi spiego meglio, sarai buono con alcuni e cattivo con altri. Ciò dipende da come verrai percepito dalle persone che incontrerai. Se tu sei diretto verso una direzione, un obiettivo, inevitabilmente le persone che lo supportano e capiscono il tuo obiettivo diranno: ah cazzo, che persona ottima, che gran persona, super buona, incredibilmente affidabile, che bella persona. Le persone invece che non capiscono il tuo obiettivo, che non lo condividono, che non sanno dove stai andando e quindi contrastano con la tua visione del mondo, diranno: ah, che merda di persona, ah, non lo capisco, ah, che stupido, ah, vaffanculo quello stronzo. Quindi non ha senso avere la personalità del buono o del cattivo, ha senso porsi un obiettivo, cercare di arrivarci con il lavoro, farsi il culo così per andare da qualche parte e non preoccuparsi di come vieni percepito dagli altri. Ma questo è assolutamente inevitabile quando tu stai andando verso qualcosa che vuoi raggiungere. E questa cosa crea anche in te un'identità. Cioè tu sei la persona che sta andando verso quell'obiettivo. Quindi frega cazzi se poi alla gente non piaci o alla tipa in particolare non piaci. Ci sarà una tipa che andrà d'accordo con te, con cui avrai chimica. Vi ricordate il famoso discorso sulla chimica? Poi metto un link sotto per i video che ne parlano. E ci saranno persone con cui non hai chimica, persone con cui non ti capirai. Quindi pensare a fare il buono, vi ricordate la famosa sindrome del nice guy, come dicono gli americani, regalare cose, essere super gentile, essere sempre accondiscendente con le ragazze che ti piacciono, che è la prima tecnica manipolatoria dei Gollum, cioè quando tu vuoi avere qualcosa come se fosse l'anello. Fai il mio tesoro e cerchi di cambiare il tuo atteggiamento, per esempio, cosa molto diffusa, facendo il buono, regalando fiori, zerbinandoti, eccetera. O di contro, vedere qui il video su perché sembra che alle donne piacciono gli stronzi, esageri dall'altra parte, cioè fai il super bastardo, il super stronzo, il super che non me ne frega niente di nessuno. Questo anche è un altro atteggiamento esagerato nella parte opposta, ma soprattutto inautentico e disonesto. Cioè tu non ti senti a tuo agio con te stesso ed è quello che rovina tutto, perché tu comunque stai recitando una parte, quella del buono che apre le portiere, che fa passare prima, che regala i fiori e pensa, spera, forse facendo così lei a sua volta per fare un servizio a me mi apre le gambe. No, non succederà così. Pure dall'altra parte faccio lo stronzo, così sembro figo e forse per questo aprirà le gambe. Non aprirà le gambe in nessuno di questi casi. Aprirà le gambe quando si sentirà tranquilla con te, si sentirà a tuo agio con te e tu non avrai distrutto la tensione sessuale, la vibrazione sessuale che inevitabilmente c'è per natura tra uomo e donna. Quindi, come sempre, il messaggio, ragazzi, è sii te stesso, sii autentico, non te ne fottere un cazzo. Ovviamente, questa cosa viene molto più facile se tu hai un obiettivo, hai delle passioni, hai qualcosa per cui stai lavorando, sei convinto di alcune cose. Hai alcuni valori, per esempio, avete presente i ragazzi che hanno delle idee politiche precise e fanno finta di avere esattamente il contrario come idee politiche quando incontrano una ragazza che sanno essere della parte opposta politicamente. E quindi fanno finta con la fascista di essere comunista e con la comunista di essere fascista. Vi farete del male in primis a voi, anche alle altre persone, ma soprattutto vi verrà una depressione totale e potrete cadere nel problema di cui parlavamo all'inizio del video, cioè di non avere
personalità alcuna, cioè sei sempre camaleontico, sempre adatto a tutto e quindi alla fine perdi il contatto con te stesso e vivi come uno zombie di Walking Dead e aspetti semplicemente di diventare come un lombrico secco che poi una volta schiacciato farà crack. Ci vediamo alla prossima.